Il capitale umano, in altri termini, è esattamente il protagonista di tutto ciò. Un capitale umano che è necessario innanzitutto per affrontare le sfide del futuro, e le sfide del futuro saranno importanti e saranno legate a temi che faranno fare la differenza al nostro territorio, alla nostra società e alle nostre aziende. I temi della sostenibilità, del digitale, sono fondamentali per far crescere il nostro territorio e le nostre aziende, e il capitale umano ci sta in mezzo. Le persone saranno quelle che potranno fare la differenza. E facendo fare la differenza bisogna partire da lontano, e quindi bisogna partire comunque dal mondo della scuola, che deve formare i ragazzi in tal senso, per dopo arrivare al mondo del lavoro, con il quale il mondo del lavoro sta collaborando con la scuola per fare in modo che le barriere, ancora poche in realtà, ma insomma quelle che esistono, essere abbassate per abbassare il mismatch che esiste tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Va bene la formazione, insomma il dialogo con le famiglie e con i ragazzi che saranno i lavoratori del futuro, va bene la questione dell'immigrazione, ma intanto la manodopera dove si recupera? Perché il volano c'è, ci sono lavori, ci sono un sacco di bonus. È una delle difficoltà che abbiamo affrontato in quest'anno, e penso che le affronteremo anche l'anno prossimo, insieme ad altre difficoltà, vedisi l'aumento delle materie prime o la strozzatura addirittura di alcune forniture, al tema della logistica, al rincaro dell'energia. Sicuramente la reperibilità di risorse umane è un problema, ogni azienda si sta arrangiando in questo momento. Problemi sul piatto per gli industriali sono manodopera che sostanzialmente non c'è, e materie prime alle stelle, un'immigrazione che serve ma che è così, cioè non ordinata, e in realtà non è funzionale. Ma direi che la partita delle materie prime è uno dei grandi problemi e problema del momento. Dall'altro abbiamo anche il tema delle risorse umane, perché in un momento come questo, diciamo, definiamolo non post-Covid, ma comunque di ripresa importante, l'altro fattore limitante è rappresentato dalla mancanza di risorse umane. Questi sono due fattori che comunque mettono non poco in difficoltà i nostri processi produttivi.